Buongiorno, sono Monica Fato dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del dottor Giancarlo Sandri, specialista in medicina interna e in scienza dell'alimentazione. Oggi affronteremo il tema della celiachia e patologie da glutine. Dottore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Grazie, buonasera. Ringrazio Top Doctor per avermi dato questa possibilità, questa opportunità di riferire qualcosa di aggiornato su una patologia che un tempo poco conosciuta, parlo della celiachia e delle patologie glutine correlate, e ora invece molto, molto conosciuta perché gli sviluppi, molto più conosciuta perché gli sviluppi della clinica e della ricerca sulle patologie da glutine si è molto sviluppata e diciamo parallelamente poi si è sviluppata alla scoperta che i disturbi da glutine incidono nell'1-2% della popolazione e questo un po' in tutto il mondo. Su 100 persone che noi ci troviamo a incontrare anche in tempo di distanziamento, ma insomma, ritornati al ristorante, ritornati al teatro, ritornati al cinema, ogni 100 persone che noi incontriamo, sicuramente ce n'è una che ha la celiachia. Il problema è che spesso non lo sa. Quindi uno dei messaggi che vorrei dare in questa intervista è che c'è un ritardo diagnostico nella diagnosi di celiachia. E questa è una situazione grave che permane da anni, tra l'altro, nonostante gli sforzi e gli obiettivi e i miglioramenti anche in questo campo svolti da chi se ne occupa, dagli scienziati. Io personalmente ho diretto a Sant'Eugenio, prima del mio pensionamento, un'unità operativa che era riconosciuta dalla regione come centro di riferimento per la celiachia. E grazie anche e soprattutto all'Associazione Italiana Celiachia che si è nei decenni battuta, tra le altre cose, per far conoscere la patologia, perché è una patologia appunto che spesso resta non diagnosticata. Non diagnosticata significa che chi non sa di avere questa reazione avversa al glutine, quando assume glutine, può avere dei danni. Può avere dei danni che poi diremo, o lo diciamo subito, sono in parte intestinali e in parte extraintestinali. Quindi le conoscenze che noi avevamo diciamo un secolo fa, ma anche solo 30-40 anni fa, configuravano la celiachia come una malattia dell'intestino. In realtà non è così, non è più così, forse non è mai stato così. Il glutine è una piccola proteina che è contenuta in alcuni cereali. Guarda caso, per fortuna nostra, soprattutto di noi italiani, è contenuta nella farina di grano o di frumento, sarebbe più corretto dire, ma anche di altri cereali, appunto come per esempio la tegale, il farro, probabilmente l'avena e l'orzo. Quindi tutti i cereali che a seconda dei vari paesi del mondo, quindi della cultura, eccetera, vengono però ampiamente consumati. Ma parlando della nostra Italia, delle nostre abitudini alimentari, per i celiaci escludere il glutine, perché questa poi è la terapia, dalla alimentazione significa escludere tutti i prodotti fatti a base di farina di frumento, che è la base della nostra alimentazione. Bene, dottore, grazie per aver fatto questo cappello introduttivo, questa premessa e iniziamo con la prima domanda che riguarda appunto che cos'è la celiachia? Allora, tecnicamente viene definita come un'enteropatia, cioè una malattia dell'intestino, enteropatia, immunomediata, perché significa che nella genesi del danno istologico, documentabile, cioè il microscopio vede in un pezzetto di mucosa dell'intestino un danno della struttura dell'intestino, immunomediata. Immunomediata vuol dire che entrano in gioco dei meccanismi immunitari che determinano una reazione di liberazione di sostanze infiammatorie, per cui in definitiva quando il glutine viene a contatto con la mucosa dell'intestino, il risultato è la liberazione di sostanze pro-infiammatorie che facilitano l'infiammazione e che portano addirittura alla distruzione parziale, più o meno intensa, delle strutture di assorbimento dell'intestino. L'intestino è l'organo dell'assorbimento di quello che mangiamo. Mangiamo, passato lo stomaco, l'intestino tenue, piccolo intestino, assorbe
quello che noi abbiamo mangiato, e lo passa nel sangue dove va poi alle varie destinazioni per darci energia, vitamine, sali minerali, proteine, per poter vivere con tutti i nutrienti che occorrono per la nostra salute, speriamo perfetta, mantenerla perfetta. Quindi è un'enteropatia. Storicamente il danno intestinale è quello che ha preceduto tutte le altre scoperte, ma sappiamo ormai da appunto 30-40 anni che sono interessati anche altri organi che non l'intestino, anche in più impensabili, per esempio il sistema nervoso. Addirittura ci sono delle malattie psichiatriche che sono fortemente sospettate di essere dipendenti dalla reazione avversa al glutine. Sostanzialmente, quando il glutine viene in contatto con la mucosa dell'intestino, ne lo rovina, provoca un'infiammazione. E quindi questo ha sempre fatto concentrare i clinici e gli scienziati sul ruolo centrale che l'intestino ha nei disturbi del celiaco. Per esempio, i disturbi del celiaco sono caratterizzati da un difetto di assorbimento dei nutrienti. Non ci meravigliamo perché se l'intestino non assorbe bene perché è rovinato, diciamo così, dal glutine, è chiaro che potranno esserci carenze di ferro. Quindi l'anemia da carenza di ferro è uno dei sintomi più frequenti, carenza di vitamine, particolarmente la vitamina D. In generale, diminuzione della capacità di assumere calorie e quindi spesso un dimagrimento. Però c'è da dire che questi sintomi sono tutt'altro che chiari, quindi a tutti i medici, ma non per ignoranza dei medici, perché proprio la presenza. L'intolleranza al glutine, potremmo definirla la reazione avversa al glutine, ha molte facce, per cui sono persone che non hanno, per esempio, neanche un filo di sintomatologia intestinale, tipicamente la diarrea. La diarrea è uno dei sintomi considerati alla top 10 di quelli di una classifica di celiachia, però spesso i pazienti non hanno questo. Invece è molto frequente l'anemia. Quindi noi abbiamo esperienza di soggetti che per 7-10 anni hanno girato, come si dice, per molti specialisti, è stata trovata magari anche l'anemia da carenza di ferro, perché è un'anemia da difetto di assorbimento del ferro alimentare, ma nessuno è mai riuscito a capire, questo non sempre, è sempre meno, però uno dei problemi della storia della diagnosi e del trattamento della celiachia è che spesso non viene diagnosticato, come ho detto all'inizio, quindi per esempio un'anemia da carenza di ferro stenta ad essere diagnosticata come celiachia, quando potrebbe essere benissimo risolta immediatamente con la terapia della celiachia che ci riserviamo magari in un successivo intervento. Dottore, che cosa si intende per patologie da glutine o patologie glutine correlate e quali sono? Allora, la prima storicamente è stata la celiachia come malattia di esordio e di sintomatologia pediatrica. Il bambino che smette di prendere il latte al seno comincia a mangiare le prime pappette, che sono pappe di farina di riso, ma anche di farina di frumento mano a mano. Quindi lo svezzamento avviene attraverso la graduale introduzione nell'alimentazione del lattante di qualcosa che non è più latte, ma che è in genere una farina di cereali e particolarmente di frumento. Lì compaiono nel celiaco, diciamo neonato, i primi sintomi con diarrea, perdita di peso, diminuzione delle masse muscolari, un malessere grave che può portare addirittura alla morte, quando nessuno pensava ad una diagnosi di questo tipo. Ora questo non avviene più nei paesi perlomeno più sviluppati dalle parti nostre, per cui si pensa alla celiachia. Quello che ha rappresentato la novità degli anni 80 è stata che la celiachia è una malattia di tutte le età. Abbiamo avuto persone di 80 anni che hanno avuto una diagnosi di celiachia all'esordio a quell'età, quindi dobbiamo dimenticarci che sia una malattia pediatrica, è una malattia di tutte le età. È una malattia che viene trasmessa ereditariamente come forma di predisposizione, ci sono famiglie di celiaci, anche se è un'eredità multifattoriale, come si dice, cioè non basta una sola dose di gene, ma ci deve essere una serie di concause accanto a quelle genetiche, che però si configurano come la presenza appunto della patologia in soggetti appartenenti alla stessa famiglia. Per rispondere più correttamente alla sua domanda, che cosa sono le patologie glutine sensibili, che pure di studiare la celiachia abbiamo anche capito che il glutine in qualche modo si presenta in forme che non sono quelle diciamo canonizzate,
classiche della celiachia che richiede per essere diagnosticata diagnosi a due livelli, una diagnosi sierologica, cioè esami del sangue, che ci permettono di trovare dei marcatori, cioè trovare delle analisi sballate che ci fanno pensare alla celiachia. Ma seconda, più importante e definitiva tappa è quella della biopsia dell'intestino. Siccome abbiamo detto che l'utine fa un danno dell'intestino, io per fare diagnosi dell'intestino, tuttora nel 2022, devo prelevare un pezzetto di intestino mediante un esame che è un po' fastidioso, ma insomma neanche più tanto perché i pazienti vengono sedati, che è la gastroscopia. Il pezzetto di mucosa dell'intestino messo sotto al microscopio e soprattutto messo sotto gli occhi di persone, anatomopatologi, medici, esperti di anatomia patologica, istologia patologica, presentano dei segni caratteristici come la scomparsa di questi villi intestinali, questi peli che ha il nostro intestino e che permettono di assorbire meglio, assorbire bene i nutrienti, che se vengono rasi al suolo dal glutine si vede, è evidente. Quindi la diagnosi viene fatta sulla base di una biopsia. D'altra parte c'è anche da dire, per opportuna conoscenza di chi ci sta ascoltando, che le analisi di laboratorio, esami del sangue, un prelievo di sangue, è ormai, quando positivo, talmente predittivo che in qualche caso la biopsia non è più indispensabile. In realtà, in un solo caso, che è quello dei bambini, la Società Europea di Gastroenterologia ed Nutrizione Pediatrica Europea, appunto, ha stabilito che quando il valore degli esami del sangue è 10 volte più del normale, non c'è bisogno di fare la biopsia. Lei capisce che questo è un grande successo perché almeno i bambini possiamo esonerarli dalla biopsia. Non ancora per adulti, però la strada è quella. Perfetto. Dottore, stava un po' accennando già poc'anzi, quali sono le cause della celiachia e delle patologie da glutine? La causa è una causa di predisposizione genetica allo sviluppo di meccanismi immunitari, cioè se una persona ha suoi geni, diciamo così per capirci, è più predisposta ad avere un danno da glutine. Però ovviamente essere predisposti non significa avere la certezza. E quindi importante, ripeto ancora una volta, è la clinica, cioè pensarci. Quindi il paziente non è obbligato a pensarci, il medico magari sì. Quindi i medici di medicina generale, i colleghi gastroenterologi, soprattutto internisti e quant'altro, per esempio dermatologi, perché parlavamo delle manifestazioni extraintestinali, una forma del tutto sorella alla celiachia è la dermatite herpetiforme, la presenza di bolle tipo herpes. L'herpes è quell'infezione virale che viene sulle labbra e spesso si risolve da sola con una crosticina. Allora, siccome l'aspetto della pelle da dermatite herpetiforme è simile, diciamo da dermatite è simile a quella dell'herpes, viene chiamata dermatite herpetiforme. Una singolarità è che la dermatite herpetiforme, come la celiachia intestinale, per capirci, si risolve con una dieta rigorosa senza glutine. Quindi manifestazione cutanea, manifestazioni neurologiche o psichiatriche, addirittura ne abbiamo parlato. In realtà, per esempio, la celiachia è spesso correlata con altre patologie che noi definiamo autoimmuni, cioè in cui il sistema immune invece di proteggerci, come dovrebbe, come fa normalmente, l'immunità a quello serve, ci aggredisce, cioè non riconosce più il nostro corpo come qualcosa da preservare e tutelare, ma lo aggredisce. Quindi queste sono tutte le malattie autoimmuni. Siccome la celiachia è una malattia autoimmune nei suoi meccanismi, spesso troviamo nei soggetti celiaci anche patologie autoimmuni della tiroide. Quindi anche lì, se un medico o un paziente riceve una risposta di tireopatia autoimmune, malattia autoimmune, che si chiama malattia di Hashimoto anche, ma deve pensare alla celiachia, magari non ha nessun sintomo intestinale, zero, però bisogna sospettare e procedere con sospettare la celiachia e procedere con quell'analisi del sangue che dicevamo prima. Banale, si paga il ticket, però i vantaggi sono enormi. E qui potremmo parlare, se lei non ha altro da chiedermi, della terapia, perché a questo punto che fa un celiaco? Sì, infatti io avrei chiesto come avviene la diagnosi che lei lo stava un po' accennando e poi quali sono i possibili trattamenti. Allora, quando ci troviamo di fronte a sintomi intestinali, come l'alterazione dei movimenti intestinali, quindi una diarrea o una quasi diarrea, in soggetto che prima non l'aveva, un gonfiore intestinale,
ma anche sintomi appunto i più diversi, una cefalea, un'anemia persistente, un'anemia da carenza di ferro, delle bolle sulla pelle, quindi trattasi in quel caso di una malattia che abbiamo definito dermatite herpetiforme, ma che è come la celiachia, a quel punto bisogna fare l'analisi che ci permette di diagnosticare, insieme alla biopsia eventualmente, o addirittura in futuro speriamo anche da sola col prelievo del sangue, la celiachia. Quando il celiaco viene scoperto tale, si fa la diagnosi, abbiamo un'arma fondamentale, potentissima, risolutiva, che è la sospensione completa del glutine dalla dieta. Io ho detto fortissima, risolutiva, però non ho detto che è complicata, perché per la nostra alimentazione, soprattutto tenersi lontani dal glutine, è una bella impresa. Molti progressi sono stati fatti anche grazie all'associazione dei pazienti per fare in modo che i luoghi di ristorazione, i bar, i ristoranti abbiano una sorta di certificazione di agire nella preparazione degli alimenti che poi servono ai clienti in maniera tale, quando si tratta di clienti celiaci, da escludere completamente il glutine dall'alimento, dal piatto che viene servito, perché anche la percentuale di 20 mg per chilo di sostanza, quindi 20 parti per milione, come si dice, quindi in altre parole, la farina, le briciole sono determinanti per riattivare il danno intestinale, che invece scompare. Cioè, il celiaco diagnosticato, inizia la dieta rigorosamente senza glutine, e va tutto bene, scompaiono tutti i sintomi. Potrei raccontarli, ma non abbiamo tempo per farlo, degli episodi di patologie psichiatriche che si sono risolte, l'autismo o forme autistiche, simili all'autismo, sono risolte togliendo il glutine dalla dieta. E questo veramente è un grande panorama per il futuro, che si sta studiando, però per il celiaco, che non deve essere considerato un malato, però indubbiamente quando entra in un ristorante, quando entra in un bar, quando va in vacanza, sempre meno devo dire, perché poi c'è stata la consapevolezza anche dal punto di vista giurisprudenziale, leggi a favore, erogazione in tutte le regioni d'Italia ormai di buoni, chiamiamoli buoni pasto per capirci, di facilitazioni per l'acquisto dei prodotti senza glutine che l'industria fa ormai da tanto tempo, pasta, pane, biscotti, fette biscotti e quant'altro, lo Stato interviene offrendo ai celiaci la possibilità di avere un bonus mensile che gli permette di acquistare questi prodotti e di usufruirne essendo certificati senza glutine. La certificazione si riconosce perché il prodotto deve avere una spiga sbarrata, una spiga sbarrata da un segno come del divieto di sosta. Però certo le difficoltà per i celiaci ci sono. D'altra parte far finta di niente, in genere in medicina, mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, ovviamente è quanto più negativo si possa fare. Avere una diagnosi di celiachia ci comporterà il fatto di dover fare dei sacrifici, soprattutto per la ristorazione collettiva, quindi bar, ristoranti, mense, eccetera. In casa uno si organizza un po' meglio. Lava bene le stoviglie perché anche là ci potrebbe essere dei residui di glutine che fanno male. In famiglia sarà un celiaco, due celiaci, tutto il resto della famiglia mangia normalmente, però c'è il problema delle contaminazioni, come vi dicevo prima. Anche pochissimo, frazioni di millesimo di grammo possono provocare danno. Quindi la vita diventa un po' difficile per il celiaco, però i vantaggi sono enormi perché scompaiono i sintomi, tutti i sintomi. Se la dieta è condotta bene, quando arriva la diagnosi, però la diagnosi è definitiva, cioè non esiste al momento attuale una cura, se vogliamo parlare in termini farmacologici, diversi dalla dietoterapia, quindi dalla dieta senza glutine, che consentano al celiaco di mangiare glutine in pratica. Non ci siamo. Molte ricerche sono state fatte in passato, molte sono in corso, perché certo forse sarebbe più facile, non tutti la pensano così tra i pazienti, ma sarebbe più facile prendere una pilloletta e mangiare le tagliatelle normali, anziché quelle senza glutine. Abbiamo solo questa possibilità terapeutica al momento, però ripeto, ne vale la pena. Quindi i problemi cruciali sono la diagnosi, che spesso tarda, provoca altre malattie perché non si sa che c'è questo disturbo correlato al glutine, e con la diagnosi naturalmente la possibilità molto concreta, pari praticamente al 100%, di vedere scomparire i sintomi. Se abbiamo qualche secondo ancora, Certo. le patologie da glutine, che cosa consistono? Spero di essere stato chiaro, però mentre noi la diagnosi di celiachia la possiamo fare solo
ed esclusivamente sulla base di una biopsia risultata positiva, cioè la visione di un danno visto al microscopio. E le patologie nudine sensibili hanno più o meno gli stessi sintomi, cioè molto, molto vari, molto eterogenei, e quindi più difficile anche, forse, se vogliamo diagnosticare, non hanno l'esame del sangue positivo, che già rappresenta un forte sospetto. Le analisi del sangue positive configurano un 96-98% di probabilità di essere C10, confermati dalla biopsia dell'intestino. I sensibili all'udine, invece, non presentano analisi alterate e non presentano neanche una biopsia alterata. Quindi, negli anni 90, era difficile poter dire ad una persona che aveva queste caratteristiche: provi a non mangiare il glutine, provi a comportarsi come un celiaco, con tutto quello che ne consegue in termini di sacrifici esistenziali, se vogliamo dire così. Però abbiamo trovato una nuova entità nosologica che ormai è riconosciuta, una nuova malattia che ormai è riconosciuta, che è questa NGCS in inglese, quindi Non Gluten Celiac Sensitivity, cioè sensibilità al glutine senza che ci sia un danno della mucosa intestinale. Questo era sorprendente solo 20 anni fa, adesso è abbastanza accettato, è accettata, e sappiamo che alcune persone possono non debbono non mangiare glutine per stare bene, senza che però noi medici possiamo documentare un danno strutturale, cioè un danno dell'intestino. Perfetto, dottore. Io la ringrazio moltissimo per il suo intervento, che è stato chiaro ed esaustivo, quindi la ringrazio molto, e colgo l'occasione per ricordare ai nostri utenti che è possibile prenotare una visita sia presenziale oppure tramite il servizio di telemedicina con il dottor Giancarlo Sandri tramite il suo profilo disponibile sulla pagina web Top Doctors. Grazie, dottore. Grazie a voi per il benemerito servizio che fate. Arrivederci.